Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. In questo gameplay stiamo affrontando la piramide di Sarth, che è una zona molto ispirata a Indiana Jones, per intenderci, o comunque a tutte quelle storie in cui un esploratore esplora un'antica rovina, un'antica piramide o un sito antico archeologico pieno di trappole e tesori misteriosi. Noi stiamo affrontando la piramide di Sarth perché qui dentro dovrebbe esserci il terzo titano. Appunto, forse Sarth addirittura potrebbe chiamarsi, però siamo qui. Io tra una parte e l'altra sono andato al centro addestratori e ho curato la mia squadra, così da essere belli pronti per proseguire. Ecco un altro allenatore, Spencer. Credevo di essere stato così intelligente e di aver risolto il rompicapo, ma qualcosa è cambiato e ora sono bloccato qui. Ho atteso così a lungo, ho tanta fame, fame di combattere. Va bene, Spencer, però stai tranquillo per favore perché mi metti un po' paura. Chi è? Bella! Una falena glaciale! Vabbè, io adoro i Pokémon, Coromon, le creature in generale ispirate dagli insetti. Mi piacciono tantissimo. Appunto, ed è potente. Questo potrebbe shottarmelo, eh. Io provo a shottarlo a mia volta con spinta corporea. Non dovrebbe avere molta difesa però lui. E infatti crepa. È un insetto dopo tutto, è una falena. 4.400 punti esperienza a Duke Claw. Risvegliato pure parte del suo potenziale, tra l'uso dell'attacco fisico e la velocità. Niente male. Due obiettivi sbloccati. A pensarci bene, non ho così voglia di combattere. Ho voglia di mangiare. Va bene, però tirati insieme, eh. Cioè, deciditi. Un momento, ma tu non sei Glacial? Cavoletti, mi dispiace così tanto. Dovevo aiutarti a risolvere questo rompicapo e l'avevo fatto, davvero, ma poi qualcosa è cambiato. Non pensavo che qualcuno avrebbe mai riaperto un passaggio finché non sei apparso tu. Torna al campo a cercare qualcosa da mangiare. Polly, anzi, torno al campo a cercare qualcosa da mangiare. Polly, dammi le razioni più deliziose che hai. Va bene, vai. Anche loro si rallentano a camminare nella sabbia, bello, mi piace. E vi invito anche subito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare, ad iscrivervi, a condividere le solite cose per aiutare questa serie. Ora, noi dobbiamo passare di qui, però volendo possiamo andare anche dall'altra parte. Io sono curioso di vedere cosa c'è di là. Iniziamo a vedere cosa fanno questi rulli, eh. Allora, questo, ok, muove il primo e il terzo. Questo muove solo il primo, quindi lo lasceremo lì per adesso. Lo aggiusteremo dopo, non è un problema. Questo muove il secondo e il quarto. Ok. Mentre questo muove il secondo e il terzo. Ok, facciamo così. Muoviamolo ancora un po' di qua. Vai, 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 vai. Poi tu, no, tu no, via. Tu. Devi allinearti. No, così, era giusto. Vai, allineati. Allineiamo il secondo e il terzo in modo che si possano muovere in maniera uguale, in teoria sì. Poi li mettiamo qui. Poi mettiamo. No, aspetta, questo muove anche il terzo, infame. Non ce n'è uno che muove solo l'ultimo? Questo muove entrambi. Questo muove entrambi, però forse ho capito che possiamo fare così. Poi ancora. No, via tu. Questo, ok. Un altro, poi questo così. E mo' questi li tiriamo indietro. Ok. Ed ora devo muovere il secondo e il quarto affinché si muovano insieme. Ok, questo è tostarello. Questo è tostarello. Perché dovrei allinearli. Allora, ok, questi si muovono così. Allineiamo anche loro, allora. Vai. Ok. No. Così. Li sto disallineando di nuovo, mannaggia me. Allora. Torna indietro di uno così, poi. Questo è il primo, non ci interessa. Ok, ho allineato quelli.
Madonna, ragazzi, che casino. La mia testa qui non ce la fa. Sicuramente voi l'avrete già risolto. Ok, ora sono allineati questi. Il primo non importa, il primo non è un problema. Ora sono allineati tutti e tre, quindi io lo sposto di là. Ok. Però se sposto di là anche questo, non volevo fare questa cosa. Allora, se sposto di là anche questo così. Oh, infatti, aspetta. Allora, così. Il problema è che mi si sminchiano ancora tutti perché, appunto, appunto. Ok, questo muove solo il terzo. Ok. Questo muove il secondo. Con questo allineiamo il secondo. E con questo allineiamo l'ultimo, allora. Ok, forse ho trovato la quadra. Così, poi il terzo. O meglio, il terzo che si allinea con il secondo. Allineiamolo lì. Poi usiamo questo per spostarlo tutto di là e poi il primo, ok. Ho trovato. Ci ho messo solo quanti minuti? Per fare questa cosa semplicissima. Mannaggia me. E infatti sapevo che di qua ci sarebbero stati dei tesori. 3000 di oro, beh, non li butto via. Mossa istantanea 52, che non ho detto cosa sia. E 3 spinner sabbia. Vado a vedere un secondo cos'è la mossa istantanea 52. Giusto per capire, eh. Allora, mossa istantanea 52. Qua. A Morfeo. Morfeo è interessante perché addormenta i Cormon. Abbiamo già Cliptor però che addormenta. Ma in teoria Morfeo. Non è in grado di impararlo. Gli altri. Forse Pachter Bite? No, beh, allora niente. Va bene così. No, perché magari aveva più precisione dell'altra. Ora, per spostare tutto di là, come prima. No, non tu. No. Ritorna come prima. Ah, questo è il primo e lo lasciamo giù. Ok. Questo allineerà il terzo, va bene. Allora andiamo con il quarto. Allineiamo il quarto. Ecco fatto. Poi allineiamo il terzo. Ecco qui. Vabbè, e il primo, il secondo si è già allineato. Vai. E si passa. Tesorino. Frutto grappa, va bene. Frutto grappa, is possible. Fa ubriacare i Coromon. Frutto Duria, ok. E qua altro enigma in questo modo. Allora, vediamo un po'. Questo allinea il terzo e il secondo. Questo tutti e tre, ok. E questo solo il primo. Vai. Allineiamo quindi questo. Poi così. No, al contrario. Allineiamo loro. Ah. Ok. Ok, sono sempre però sfasati. Devo trovare il modo di non sfasarli. Forse devo fargli fare tutto il giro. E si combaciano. Altrimenti è un casino questo, scusami, eh. No, non combaciano. Scusa. Questo allinea solo il primo ed è inutile. Questo lo allinea, li muove tutti. E questo muove solo due. Che sono sempre disallineati. Com'è possibile fare questa cosa? Non trovate anche voi che sia una sorta di puzzle non risolvibile? A meno che facciano qualcosa questi qui sotto. No, sono identici. Perché due sono sempre disallineati. Vedete? Due sono sempre disallineati. A meno che faccia così e passi nel momento. No, almeno dimmi che devi fare questa cosa. Cioè, tipo così e passo nel momento. No, è impossibile. Cioè, una cosa di questo tipo. No, no, ma non ce la fai. Cioè, passare mentre si cambiano non vuol dire niente, no?
Questo è strano davvero. A meno che ci siano più buchi nei muri. Continuiamo a farli scorrere. No, sono sempre solo due. Sempre solo quei due buchi lì. Ma che pro quindi mettere questi che muovono tutto? Aspetta. No, non posso attivarli tutti insieme, vero? Posso fare così però? No. Così? No, questo è davvero strano. Questo ha la potenzialità di bloccarmi, io non capisco come si possa procedere. Aspetta, però qui, no, qui dove siamo arrivati? Scusate, ma come si fa? Sembra davvero strano. Cioè, c'è sicuramente qualcosa di stupido che mi sfugge. Ma è impossibile passare di qui. Non posso attivare niente, ero già andato qui per vedere se potevo attivare qualcosa. Non c'è niente da attivare. Qui ci sono solo colonne. Non è che devo... No, ma non devo muovere quel giù sotto. Non si può passare. Guarda, tac, tac. Questi che li muovono tutti e tre non capisco a cosa servono, sinceramente. Cioè, molto molto strano che ci sia questa possibilità, perché è inutile. E questo che muove il primo, boh, cioè, non capisco. Non capisco davvero. Qua veramente non capisco come sia possibile. Perché stavo pensando magari se si poteva passare dentro il muro in qualche modo, c'era un passaggio nascosto, ma no. Mentre si muovono non puoi passare, è proprio bloccato. Boh, a me sembra stranissimo. Non è che devo lasciare magari uno strumento. No, ma non penso. Non devo lasciare uno strumento sopra qui, eh. Non devo lasciare uno strumento sopra qui. Non saprei davvero cosa fare qui. Sono bloccato, lo ammetto. Lo ammetto, sono bloccato. Fossi su Twitch in questo momento, motivo per cui molti giocano su Twitch, avrei la chat che già mi spamma la risposta. La risposta giusta, no? Questo enigma. O comunque mi spammerebbe indizi. Motivo per il quale è molto più facile giocare su Twitch rispetto al farlo qui su YouTube, dove non hai aiuti. Boh. Non capisco come sia possibile passare. Ma anche perché poi questo muove tutto. E non serve a niente. Cioè, è strano che l'abbiano messo. Quello che muove tutto. Se non serve a niente muovere tutto. Facciamoli scorrere un po'. Però non cambia nulla. No, perché due insieme non li puoi usare. E questo scorre in questo modo. No, ragazzi, lo ammetto, qua mi spiace, ma devo andare a vedere una soluzione perché non ho idea di come si possa passare. Ho risolto tutto fino a qui, ma qui mi sarei bloccato effettivamente. Qui avrei chiesto l'aiuto da casa. Avrei chiesto l'aiuto di un amico, magari più ferrato nei rompicapo, per capire come risolvere questa cosa. In questo caso non posso farlo perché diciamo che è difficile dare un rompicapo così a qualcuno e dirgli risolvilo. Andrò a vedere. Una guida, lo ammetto candidamente, e ritorno subito. Ma scusa, ma quante volte l'ho fatto girare io? Ma perché adesso si accoppiano? Boh, vabbè, cioè io sono andato a vedermi le guide e non dicono niente, c'è cioè un puzzle semplicissimo. Però prima non si allineavano. Cioè ora l'ho fatto girare. L'ho fatto andare e si sono allineate a caso. Va bene, ok. Era un puzzle semplicissimo in realtà, non c'era niente da... non c'era niente di particolare, cioè era una cosa stupidissima.
Non c'era un qualcosa di particolare da fare. Zero. Ok, qui. Andiamo prima a sinistra che mi sa di più secondario. Vediamo, eh. Ok, forse no. Andiamo ancora a sinistra. Esploriamo prima tutte le zone a sinistra. E qui infatti abbiamo uno strumento nascosto, mi sa, appunto. Frutto bear. Beh, non male. Frutto bear me lo tengo volentieri, eh. Poi esploriamo lì in mezzo, partiamo da sinistra e facciamo tutto. Questo è il mio metodo di esplorazione in questa zona. Qui non c'è nulla, perfetto. E lì c'è una pressure. Ok, vediamo un po' cosa fa questa pressure. Mi fa procedere in questo modo. Va bene. E da qui posso andare lì. Vediamo, cosa c'è qui. Tac. Strumento misterioso. Essenza potente. Questa me la prendo volentieri. Ok, quindi da qui posso tornare indietro. Lì ci sarà la stessa cosa, quindi è inutile che ci vado. Ora andiamo a destra. Ok. Beh, lo ripeto, era una cosa stupidissima quell'enigma. Cioè, non era nemmeno qualcosa di particolarmente incredibile. Però l'avevo intuito che bastava stare fermi e probabilmente si sarebbero allineate. Solo che non lo facevano, per qualche motivo. Non so perché. Ok, andiamo ancora a destra questa volta. E qui ci saranno degli strumenti invisibili, immagino, appunto. Frutto horror. Un altro qui. Frutto unip. Ok. E un altro qua. Frutto gao. Bene, valsa la pena venire qui, eh. Poi, lì a sinistra non ci andiamo perché ci porterebbe al centro, dove siamo stati prima. E abbiamo preso l'essenza potente. Qui immagino si vada avanti, invece. Devo andarci comunque lì a destra. Per ottenere il passaggio. Ok, va bene. Va bene, va bene. Non è un problema. Mi apro il passaggio di qui. Vai. Oh, perché sei andato così oltre? Ma no, perché? Che palle questa cosa. Sono passato sopra probabilmente senza volerlo. Però questo mi fa allungare inutilmente prima di tutto il video. Ok, ora è giusto. Vai. E poi boh, questa parte qui che cioè questa parte del labirinto è abbastanza noiosetta. Preferivo i rompicapo precedenti. Ok, ora posso passare. E qui devo mettere il passaggio da questa parte. Vai. Tac, tac e tac. Perfetto. Ora qui devo passare di nuovo. E via. Ah, non si va avanti da qua. Spinner sabbia. C'è una zona segreta da qualche parte che devo magari superare. Perché a me sembra di aver fatte tutte le zone, tanto che mi prendo un po' di esperienza gratuita che non fa mai male. Le zone di questa sorta di labirinto le ho esplorate tutte o sbaglio? Intanto 43 a Duca Clow che non fa mai male. E se il titano sarà di tipo sabbia, lui ci servirà parecchio, eh. Mi sembra che qui abbia fatto tutto. A meno che prima ancora. No, prima ancora non c'è nulla. Qui ho fatto tutto letteralmente. Dove devo andare? Proviamo ad andare di qui un attimo. Per controllare meglio, eh. Ok. Ah, forse lassù non c'ero andato? Oh, mi sembra strano, c'ero andato. Anche qui c'ero andato, eh. Qui nel mezzo. Perché di là non c'erano niente, non c'era niente, solo strumenti a caso. E qui c'ero stato lassù. No, aspetta. È vero, qui ho detto era bloccato, quindi non c'ero andato. È vero, è vero, è vero. Ora ricordo, perché pensavo fosse bloccato e non mi ero accorto che era un muro che potevi muovermi. Che potevi muovere da là sopra, però. Ok, quindi apriamo qui. Vai.
E da qui posso muovere questo muro per andare lì. Ora, in teoria, lì dovrebbe esserci il passaggio finale, però, perché ho esplorato tutto il resto. Guarda lì che bello il nostro personaggio, volevo girarlo. Con il cappello da Indiana Jones. Vai, vai, rulli. Potevano anche farli un po' più veloci, questi. Perfetto. Vai, apri anche questa. Ok, sì, qui si va, perfetto, bene, bene, bene. Per fortuna che si va qui. Ok. Allora, qui ho la sensazione che si vada avanti. Strumenti nascosti qui non ce ne sono, però forse qui sotto. Attenzione, Coromon selvatico. Ah, un Mubi. Ne ho trovato un po' nel deserto mentre allenavo i miei Coromon. Non sono poi così tanto rari in realtà. Però un po' di esperienza me la prendo volentieri, comunque un livello 30. Quindi l'esperienza me la dà. Non tantissima, forse intorno agli 800, anche di meno. Praticamente niente in realtà, potevo fare meno di batterlo. Volevo vedere se qui sotto c'erano degli strumenti nascosti. No, niente. Allora. Ok, qui si è abbastanza facile salire. Ah, ok, qui si arrivava comunque sopra. Andiamo a prendere questo strumento. Un Caractail. Al livello 33. Ecco, magari questo faccia fuga, chi se ne frega di battere tutti questi Coromon selvatici. Se spawnano quelli evoluti, magari sì. Altrimenti no. Qui avevamo due riscatti da fare. E un richiamo Lux. Sì, un richiamo Lux Plus, va bene. Volevo vedere anche però cos'era quello che ho trovato. 52, giusto? 52. Andiamo a vedere qua. No, Morfeo. Oddio, ho letto male il nome. Posizione assumo ce l'avevamo già. Agilità, Morfeo, Spruzzo. Forse era Spruzzo? O forse Occhio Ipnotico? Furia, Morsa, Morso Velenoso, Venti del Deserto, Ricostruzione, Sofferdente. Vabbè. Ok. Altro Coromon selvatico. Mubash. Beh, era effettivamente raro quando l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato come primo Coromon. E effettivamente è raro. Cioè, abbiamo messo un bel po' a ritrovarne un altro. E per questo lo uccidiamo. Non ha colpito, ok. Va bene, sforzo massimo. Si abbassa la difesa e si aumenta l'attacco. Praticamente è un invito a nozze per il nostro spruzzo. Che se colpisce lo ucciderà con un colpo, ma. Cioè, probabilmente con mezzo colpo l'avrebbe ucciso anche. Ok, un po' di punti esperienza che non fanno mai male. E Cliptor al 41. Buono. Ho dato il condivido esperienza a Cliptor, qui effettivamente potrei iniziare a cambiarlo e darlo a Bearliss. Perché tanto sei già a 41, quindi spostiamo l'oggetto, diamolo a Bearliss. E a Cliptor invece diamo un frutto. Diamo un bel frutto Juba Juba. Vai. Tieni. E andiamo, proseguiamo. Qui è abbastanza, stavo per dire, abbastanza semplice passare. E invece vedete che mai dare per scontato. Ah, lì è. Ok. Ok, ho capito. Qui è un po' diversa la cosa. Perché tornano indietro poi i colpi. Ok, devi essere così, devi fare un po' più veloce. Là però c'è il tesoro. Mannaggia me. Ok. Sono tornato indietro un po' a casaccio, ma ce l'ho fatta. Per questo non fa nulla. Questo? Nulla. Questo nulla. Questo mi uccide. Ok, devo memorizzare la combinazione qua. Quindi, così. Così per forza. Così per forza perché quello mi uccideva. Così immagino perché altrimenti sarebbe stato troppo facile. Così. Ok. Spinner sorpresa. Spinner curativo. Spinner nanna. Ne valsa la pena. La combinazione per tornare indietro era questa. Ed ora bisogna rifare questa parte. Mannaggia lui. Ok, fatto. Di qui cosa c'è? Un Coromon selvatico. Un Skuldra, questo lo uccido che mi dà un botto di punti esperienza. Ok. Vai, spruzzo. E addio Skuldra. Comunque sono abbastanza punti esperienza questi, eh. Non è male. Per niente. Ok, quassù. Di nuovo questo?
Ok, devo semplicemente allinearli. Fatto, fatto. Ma che palle, perché si è mosso di nuovo? Ok, fatto. Passiamo. Qui avrei fatto la stessa cosa. Ok. E si va? Ultimo piano, magari? Non c'è stato checkpoint raggiunto qui, eh. Vorrei farlo notare. Vuol dire che siamo molto vicini, probabilmente. Ok. Torta PS, ci dà delle torte. Dice che siamo vicini al boss. Qui abbiamo uno strumento nascosto. Frutto giuba. Frutto giuba. Sospetto, eh. Frutto liu, che non mi ricordo cosa faccia. Qui il checkpointino? Neanche. Strano, eh. E tra l'altro non ci sono nemmeno più trappole, niente. Un po' di oro, non si butta mai via. Qui, frutto giuba. Beh, ci stanno dando un sacco di frutti per curarci qui, ragazzi, eh. Mi sembra un chiaro indizio di gameplay. Frutto mule. E qua devo fare... appunto, come cazzo faccio qua? Aspetta. Appunto. Mi ricordo. Potevi spostare questi... Potevi spostare queste pietre. Pietra fenice, niente male. Ok, continuiamo. Ah, altro strumento nascosto, essenza glaciale. Qui niente. Qui niente. Qui niente. Niente. Nada de nada. E qui nemmeno. Però qui abbiamo un altro strumento. Spinner sabbia. Ok, questo qualcosa mi dice che qui potrebbe esserci il Coromon, ok? Potrebbe esserci il boss, io salvo. E purtroppo non mi rimane molto tempo da registrare perché qui nella vita reale devo andare tra poco, tra tipo un quarto d'ora. Quindi non so se riesco a fare la boss fight, proviamoci comunque. Perché qua mi sta di pietra di fenice, ok? Cioè mi sta davvero preparando ad una carneficina questo gioco in questo momento. Appunto, eccolo. Mi sto muovendo da solo, eh. Oh, mi ingannano gli occhi? È proprio Sarti il titano, allora. Da sottoterra viene. Tu devi essere il sciocco umano che hanno menzionato i miei fratelli. Il mistero non è ancora stato risolto? Qual è la vera motivazione degli estranei? Si riferisce a Buboniani. Il grande protettore cammina tra noi. È tuo dovere fermare il pericolo rappresentato dagli estranei. No, noi non possiamo lasciare i nostri domini, ma tu sì. Ma l'equilibrio si sente minacciato. Ci ha forzato queste forme fisiche quando ha percepito la minaccia incombente di quegli estranei nella nave spaziale. Bene, allora, cosa stai aspettando? Prendi la mia essenza se ci riesci. A dire la verità, sembri piuttosto debole. Neanche lontanamente forte come Voltgar o Illuin. Ma lo sfotte pure! Tra l'altro bello lo sprite di Glacia con il cappello sopra. Nel dialogo. Ah, è così? In guardia e ammira. Adesso giustamente salirà e sarà tipo Mega OP. Eccolo. Sart, il dominatore delle sabbie. Sei tu degno di conservare la mia essenza, umano? Allora, dimostra il tuo valore. Lo dimostreremo, vediamo un po'. Stai affrontando Sart, Uka Claw. Questo è il nostro miglior Coromon contro di lui. È quasi tra l'altro lo suo livello. Merito di tutti i selvatici che gli abbiamo fatto uccidere. Gli estranei devono essere fermati. Ma tu sei capace di farlo? Beh, vediamo. Allora, spruzzo. Siamo più veloci. Vediamo quanto danno gli facciamo con uno spruzzo. Niente male. Parete rocciosa. Si protegge. È stata sollevata per 3 turni. Immagino che si protegga. La parete rocciosa ha bloccato i danni in arrivo. Non possiamo attaccarlo fisicamente. Mannaggia, no. Facciamo illuminazione allora. Attacco fisico di Quaclaw aumentata e anche la velocità. No, difesa fisica, ok. Uragano di sabbia. La pietra sparirà. O è sparita. Ok,
Ok, ora se ne prende un altro di spruzzo, con l'attacco più uno. Niente male. Soffocamento? Ci diminuisce qualcosa? Ah, ci confonde. E ci diminuisce la velocità. Degno di nota, ma riuscirà a sconfiggere le mie bestie? Interessante. Ok. Il problema è che se ci confonde davvero è un problema perché i PE poi scarseggiano. Iniziamo ad eliminare Serpike. No, devo usare l'altro. Devo usarlo sull'altro che lo shottavo probabilmente. Su Serpike non lo shotto con Spruzzo. O forse sì? Ok, che culo, buono. Due sono stati eliminati, quindi lui evoca dei minion. Interessante questa cosa, eh. Ok, 44 per Rupa Claw. E Beardis al 39. Si chiama Cara Dune. Ok, lui si mangia il frutto Giuba, bravo. E usa un altro spruzzo su di lui. Venti del deserto, va bene, non è un problema. Perché tanto Uka Claw morirà ora. E lo risusciteremo ovviamente con una pietra di Fenice. Sacrificando un altro Coromon dai nostri. Buono. Eccolo che ritorna Sart. Facciamo usare tutti i PE che può. No, non ha colpito. Uragano di sabbia ci farà male. Perché è un attacco speciale. Uka Claw però non è più confuso. Attenzione. Proviamo ad usare oggetti. Una torta combo. L. 150. No, 150 è troppo. Usiamo questa. Vai. Su, Uka Claw. Schiaffo sabbioso? Ma quanti. È vero che questi hanno più di 4 attacchi. È vero. Vai, spruzzo. Di nuovo. Questo gli fa male. È più uno di attacco, ricordiamolo. Che bestia che è Uka Claw. Guardate che danni sta facendo al leggendario. Cioè l'ha quasi shottato, eh. Ok, di nuovo confuso. E quella velocità che si abbassa. Non è ancora finita. Pure Essence, appunto. Fa danni a tutta quella mia squadra? Ah. Ah. Ok. Spruzzo. No, muore. Dove l'avevo andato? Ok, no, ha retto, ha retto. E Spruzzo è andato. Vai così! Ma fortissimo Uka Claw, ma l'ha battuto da solo. Io l'ho detto che questo Coromon è una bestia, eh. Io l'ho detto che è una bestia. Bolle di sapone sbloccato, speciale, non ci interessa. Raffica di bolle, ha una probabilità del 30% di abbassare la velocità del nemico. Preferisco tenere spinta corporea, eliminazione, spruzzo e graffio. A me va bene così. Ha svelato il suo potenziale, tiriamo sull'attacco fisico, la velocità e i PE. E questo Coromon è qualcosa di assurdo, eh. Che Beardis ha risvegliato parte del suo potenziale. A lui invece tiriamo su le difese e la velocità. Beardis al 40, giustamente. Ammazza, beh, è durata molto poco questa battaglia. Cioè, Uka Claw l'ha disintegrato. Ora capisco come ha fatto ad avere la meglio sui miei fratelli. Prendi la mia essenza, ma non fermarti a questa. Devi conservarle tutte e sei. C'è ancora tempo, ma una volta che l'equilibrio è stato alterato, non c'è modo di tornare indietro. Sono sicuro che troverò tutte le essenze e che la nostra squadra le userà per il bene dell'umanità. E questo non ne sei proprio sicuro, eh? Il bene dell'umanità per me può andare. Molto bene. Ecco un frammento della mia essenza. Prendilo e fai in fretta. Ok. Essenza della sabbia. E siamo a 3 su 6. Sta crollando tutto. Ok, ci fanno uscire automaticamente. Buono. Oh cielo, Glacial, eccoti qui. Ce l'hai fatta, vero? Ne sono sicura. Non mi aspettavo niente di meno. Beh, non ce l'avrei fatta senza l'aiuto della tua squadra. Ma che cazzo dici, Polly, con l'aiuto della sua squadra? Sei troppo gentile, Glacial. Cavoli, deve essere stata una battaglia incredibile contro Sart. Uno contro uno l'ho battuta. Boom! Capo! Proprio così! Sai, non dovresti sprecare la tua forza. Dovresti partecipare alla sfida dello specchio della Luxolis. Sfida dello specchio? Cos'è? Oh, non lo sai? Lascia che ti spieghi. Ogni anno Luxolis ospita una sfida speciale per i ricercatori duellanti. L'evento di quest'anno inizia tra poco.
Se fossi in te andrei di corsa al campus per iscrivermi. Io ci sarò, non a combattere ma a fare il tifo. Sembra interessante, controllerò. Allora buona fortuna. Ho sentito dire che c'è una bellissima ricompensa per i vincitori quest'anno. Squadra, è ora di andare. Ok, si teletrasportano tutti via. Figo, vorrei anche io teletrasportarmi così. Quindi abbiamo battuto anche Sart, il titano della sabbia, e abbiamo ottenuto l'essenza della sabbia. Nel prossimo episodio andremo direttamente al campus della Luxolis, anche se forse prima magari completeremo la missione secondaria del Bosco Tasso, dove andremo a riportare Moltai a quel povero addestratore che aveva perso il suo Coromon. Quindi io vi invito a lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito, a commentare e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!